fatalità, si sono affrontate queste due squadre proprio nella finale di Summer Cup, ma era la Middle che non è esattamente l'obiettivo che San Giovanni Bosco da una parte e New Terni United dall'altra hanno come mira estiva. Si sono affrontati, sono sfidate, annusate in quella finale mozzafiato finita soltanto per i calci di rigore. Oggi si ritrovano qui in una partita che dai Natali a quello che forse è il girone più competitivo di tutto il torneo, perché ci sono anche i White Days, c'è anche Napoli che alterni, e allora è importante macinare punti da subito, è importante fin da subito mettercela tutta al capo Paspartuzzo da Marco Rompietti. Questa è la sfida che propone New Terni United a San Giovanni Bosco. Poggiani verso Servini che calibra il destro, pare gol, solo gol di autori per Cristian Servini, che nel Terni League ci ha abituato veramente a grandi conclusioni di prima intenzione, e qui gli sono passati 60 secondi per sbloccare la partita. Bel gol di Servini, avanti San Giovanni Bosco. Pallone infiltrante, da subito Poggiani, vediamo se al netto di questo gol è andato Poggiani, gran palla verso Fidenzi che è solo col portiere, si Fidenzi fuori, è partita fortissima formazione maglia blu. Stavo per dire appunto, vediamo se il fermo di tanti mesi ha destabilizzato un po' le certezze di una squadra che da due anni matura forse il miglior gioco nel Terni League a livello di futsal. Rizzi, occhio a De Santis, occhio così per Campisi che ha un po' una linea del tiro giusta, la prova Carloppi, si distende in corner. Siamo dentro al minuto numero 9, siamo 1-0 in favore del San Giovanni Bosco che ha sbloccato il match dopo neanche 60 secondi. Intanto è entrato in campo Riccardo Maggi che cerca di fare qualcosa su Rizzi. Rizzi lo salta elegantemente, ancora Rizzi, Carloppi para, ma solo una volta. Sulla seconda Giovanni Rizzi fa centro, 1-1. Ha pareggiato la New Terni United, una bella giocata individuale in un momento dove la partita è nella fase di stallo. Decisivo il dreaming secco su Maggi, Carloppi una volta ha potuto dire qualcosa, la seconda no. Che avanza, appena entrato anche lui Rosati, si butta subito in avanti in San Giovanni Bosco. Rosati, gol destro! Da solo l'illusione ottica, il gol, rete esterna. Ecco che riparte qui la formazione da New Terni. Rizzi non la concretizza al meglio. Rosati, finta e va! Bella giocata di Rosati, 2 contro 1. Rosati insiste, taglia testa Lomura. E sembra che ci sia un conto aperto tra questi due giocatori questa sera. Del resto il conto aperto c'è effettivamente, perché Tagliatesta ha vestito la maglia di acqua, di la maglia di Liverpool. Tagliatesta proprio che si è arrivata solo. Tagliatesta insiste, Carloppi straordinario. E dicevo, Tagliatesta, classe 94, ha giocato 4 anni fa, se non vado errato, con il Liverpool in una Summer Cup trionfale, vinta proprio contro acqua e sapone. Segna lui il gol decisivo, tra le altre cose uno dei gol decisivi di quella finale. Ancora laterale per la New Terni, Tagliatesta col tacco la fa scorrere, Campisi, no look, Rizzi in area di rigore, col tacco dentro, Tagliatesta calciato, Carloppi con il piede a dire di no. Momento però di favori per la New Terni United dopo un inizio timido. Servini, Poggiani, e poi la perde malamente, riparte il contrattacco velocissimo la New Terni, che trova la rete del 2-1 con ancora Giovanni Rizzi, doppietta per lui. Poggiani qui sbaglia e di grosso, perché va da solo ignorando i compagni. Non è questo il gioco della San Giovanni Bosco, è questo invece il gioco della New Terni United. Contropiede, ripartenza letale con Rizzi ancora a finalizzare, 2-1. Speranza appena entrato, taglia testa, manda in controtempo qui il compagno, la Poggiani approfitta, ne salta anche Mori. Poggiani insiste, va dentro su Fidenzi. Questo è quello che deve fare Francesco Poggiani, un dreaming che ci sta sempre bene, perché lui ha il talento per farlo, ma poi deve andare a rifinire liberando uno spazio. Fidenzi si fa trovare pronto al posto giusto, al momento giusto, minuto numero 20, 2-2. Attacca testa bassa, si lotta, taglia testa, li prende tutti in qualche modo, riesce a passare anche qui con una magia. Taglia testa, salta secco Fidenzi, avanza il numero 4, crea le basi per Campisi che va alla conclusione. C'è una deviazione che trae in inganno Carloppi, la palla gli scivola sotto le gambe ed è ancora vantaggio di New Terni United al minuto numero 22. Luca Campisi, uno dei migliori di questa partita, segna il gol del nuovo vantaggio. Parte Fidenzi, la palla rimane lì, conclusione diretta di Servini, bell'erba, ci mette una pezza in qualche modo. Taglia testa, Speranza lotta su diritti d'ori che gli soffia il pallone. Fidenzi, finta di corpo, Fidenzi alza, la lascia lì verso Poggiani, 3-3, e Fidenzi ricambia in favore a Poggiani per il gol di poc'anzi. Finale di tempo scoppiettante, gran giocata del capitano del San Giovanni Bosco che in serpentina riesce a passare per vie centrali per poi accomodare un pallone docile docile che il Poggio deve soltanto buttare in porta. E termina qui la prima frazione di gioco. Il San Giovanni Bosco sta trovando più di una difficoltà contro un'ottima New Terni United, una bellissima sfida. Fin qui il risultato più giusto è quello che è attualmente in essere, ovvero 3-3, pareggio. Maggi
in girata verso Rosati. Bravo qui De Santis. De Santis in serpentina se ne va. 3 contro 2. De Santis! Ha calciato alto sopra la traversa di poco. Col tacco splendido. Ma Basili ha capito tutto. Campisi, sciabolata morbida. De Santis che va a calciare! La palla bacia il palo e finisce in porta, una grandissima rete di De Santis sull'assist delizioso di Campisi che lo vede da parte di De Santis che infatti se la rete, il pallone se lo ritrova lì addosso e dopo riesce a fare un bel gol 4-3 al minuto numero 6. Poggiani, Basili cerca lo scambio, Rosati prende posizione, Rosati dell'erba oppone resistenza. Campisi, alta verticalizzazione a trovare Rizzi. Rizzi toccato, non c'è fallo, sì c'è fallo. Marco Tagliatessa sul pallone, in corsa lunga. La gioca su Rizzi! Pallone in buca e rete del doppio vantaggio, 5-3. Schema perfettamente riuscito. E dire che Carlo Piena è uscito fuori dalla barriera. Difesa del San Gio di Bosco in bambola. È tutto solo Rizzi e fa centro ancora, tripletta per lui. Teodori. Rosati, toccato, non c'è fallo sotto l'arbitro, riparte Campisi, allora Rizzi sul secondo palo c'è la chiusura, hanno rischiato grosso qui i giocatori di San Gianni Bosco che non devono perdere ora la bussola. Servili, chiuso bene, taglia testa, poi la giocata di Rizzi ancora sullo stretto, riparte in qualche modo Servili chiuso, allora Campisi illumina per taglia testa che salta Carloppi costretto poi a stenderlo, viene ammonito Carloppi, parte taglia testa. Assegna ancora Tagliatesta. Tre gol ora separano l'Italia United dal San Gianni Bosco. Stavolta nessuno schema, è andato dritto per dritto, bucando la barriera, bucando le gambe di Carloppi. 6-3 al minuto 14, notte fonda per il San Gianni Bosco. Controllata avversaria, fine la perde Servili. Momento chiave della partita, Servili chiuso. Serve una reazione di nervi, una reazione della grande squadra qual è il San Gianni Bosco. Che però sembra corto di fiato, Poggiani prova a scuoterla. Servili calcia bell'erba. Quinto fallo qui di Poggiani, che in qualche modo viene in campo, poi c'è l'entrata piuttosto irruenta ed è tiro libero. Parte Marco Tagliatesta contro Carloppi sul palo. Speranza. Campisi ha capito tutto però Servili, 3 contro 2, Servili calcia con la punta, ignorando i compagni, stanno mancando ormai le idee in questo secondo tempo, in questo finale ancora di più al San Gianni Bosco. Speranza ha commesso fallo, Rosati sarà ancora tiro libero, va a posizione di pallone Angelo Venanzi che a dispetto della sua stazza fisica, un classe 2002 pensate, Venanzi esalta i riflessi di Carloppi, poi Speranza, ancora Carloppi in qualche modo. Poggiani, in contrattacco il Poggio, Servile, Servili, ancora Bellerba, che poi si innesca da solo, Bellerba verso la porta, Carloppi a murarlo, e poi tutto regolare. Ripartenza immediata, conclusione, vuole un tocco di mano qui Fidenzi, non so se le immagini ci aiutano. Poggiani, canto del cigno per il San Gianni Bosco, Poggiani con una traversa clamorosa. E game over, cadono i vice campioni del Terni del San Gianni Bosco per mano di una Newton United dirompente, a tratti veramente insaziabile in un secondo tempo dove lo strapotere fisico, la differenza di caratura atletica ha fatto la differenza appunto, ma non soltanto questo San Gianni Bosco ora che si giocherà la qualificazione Elite in un match di fuoco contro i White Devils. Siamo andati forte, sono contento, loro sono un'ottima squadra. Noi siamo stati bene, anche siamo stati bravi con qualche innesto, con i ragazzi un po' più giovani che spingono, che vanno forte, siamo contenti. Piano piano cerchiamo di amalgamarci e per la Summer Cup, ecco, visti i 3 punti oggi, cerchiamo di entrare nell'elite e per il futuro vediamo, mano a mano cerchiamo di porci nuovi obiettivi, vero presto? Certamente. Visti i White Devils. Grande rivincita dopo il campionato in Serie A. Sì. Sinceramente contro i White Devils in particolare è sempre una partita strana perché te loro comunque sia singolarmente o in gruppo ti fanno sempre male. Dove non c'è il singolo c'è la squadra, dove non sta la squadra c'è il singolo. Considerando anche questi 4 mesi di stop forzato, un po' tutte le squadre devono un po' accordare il proprio lì. Comunque sia c'è la c'è
giocare